Bentrovati alla nuova rubrica Domanda risponde. Sono tantissime le lettere che arrivano in redazione con tante domande. Daremo risposta in questa rubrica alle domande più frequenti. Oggi parleremo, per esempio, di piano annuale delle attività dei docenti, assemblea d'istituto degli studenti e del pensionamento con quota 100. La prima domanda di oggi è: il piano annuale delle attività dei docenti è un atto unilaterale del dirigente scolastico? Beh, di norma il piano annuale delle attività dei docenti è un atto presentato come proposta dal dirigente scolastico al collegio dei docenti. Tale piano stabilisce gli impegni di tutto l'anno scolastico e viene deliberato dal collegio dei docenti. Ogni impegno deve poi essere comunicato almeno 5 giorni prima dello stesso evento e con data, luogo e orario dell'incontro. Nella comunicazione dovrebbe esserci anche l'ordine del giorno e la durata complessiva dell'incontro, per cui è necessaria una dettagliata circolare da parte del dirigente scolastico per la convocazione del collegio docenti e dei consigli di classe. La seconda domanda è: all'assemblea d'istituto degli studenti, il docente è obbligato alla vigilanza? Bisogna specificare che i docenti possono decidere liberamente se partecipare o meno alle assemblee degli studenti, per cui il dirigente scolastico non può obbligare gli insegnanti a turni di vigilanza durante le assemblee studentesche. Infatti c'è il comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 297-94, cioè il testo unico della scuola, dove è specificato che l'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside, un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderano. La terza domanda che ci viene posta è: un docente con 62 anni di età anagrafica nel 2022 e 38 anni di contributi, potrà andare in pensione con quota 100? Purtroppo la risposta è negativa. Quota 100 ha finito i suoi effetti col 2021. Gli ultimi docenti che andranno in pensione con questo strumento sono coloro che hanno già presentato domanda e avevano i requisiti di 62 anni entro il 31 dicembre del 2021 e 38 anni di contributi nello stesso periodo. Salutiamo tutti i nostri lettori e gli diamo appunto il benvenuto a questa nuova rubrica. Ricordiamo che la rubrica verrà riproposta settimanalmente e che ci potete seguire nei nostri canali social come Facebook, Twitter e YouTube. Un saluto a tutti quanti.